Inizio io allora. Sì, inizia pure tu, io poi dirò due parole e mi scuserete, ma mi devo assentare. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa della convocazione d'urgenza, perché avremmo preferito darvi 24 ore di tempo, come è normale che sia, insomma. Ma gli eventi sono un po' precipitati, insomma, per i motivi che vi dirò. Io ho appena finito un incontro con i professori universitari dirigenti delle unità operative della Fondazione, a cui ho anticipato un provvedimento che stavo per adottare. Questo provvedimento, che poi vi daremo copia, l'ho firmato qualche minuto fa. Si tratta di un provvedimento che non avrei mai voluto adottare. Sostanzialmente prevede che a decorrere dal 23 giugno prossimo 21 sono sospese tutte le attività assistenziali, ricoveri e attività ambulatoriali delle unità operative non oncologiche. Mi spiego meglio. Per inciso devo annunciarvi che ieri mattina ci è arrivato un pignoramento di 545.000 euro di una casa farmaceutica, che non dico il nome, che ci ha completamente tagliato qualsiasi possibilità di fronteggiare la situazione, che è drammatica. Qualche settimana fa è arrivato un altro pignoramento per 73.000 euro e c'è stato il rischio di pignorare la TAC che utilizza anche Mater Domini. Con il pignoramento è impossibile poter utilizzare l'apparecchiatura. Perché siamo arrivati a questa conclusione? Lo dico subito, faccio una brevissima cronistoria che forse è utile. Il 25 giugno del 2013, in attuazione della legge regionale 63 del 2012, il rettore dell'Università Magna Grecia e il presidente della Giunta nella sua qualità di commissario ad acta hanno firmato un'intesa in cui hanno stabilito di trasferire a Mater Domini, all'azienda ospedaliera Mater Domini, tutte le unità operative non oncologiche che facevano capo alla fondazione. In questa intesa era scritto che la Regione Calabria avrebbe provveduto con successivo decreto del Presidente a determinare il finanziamento aggiuntivo spettante all'azienda Mater Domini per via del trasferimento di queste unità operative. Era stata nominata una commissione paritetica, Regione Università, che aveva fissato in 26 milioni di euro, forse glielo possiamo dare, ha fissato in 26 milioni di euro il costo delle unità operative che si trasferivano da fondazione all'azienda ospedaliera. Per il 2013, 26 milioni di euro, sì. No, totalmente a carico della Regione, perché l'Università non interviene con risorse finanziarie. Le risorse finanziarie sono totalmente a carico della Regione. E per alla Fondazione, dall'anno 2013, per la gestione delle unità operative oncologiche, era stato fissato un finanziamento di 10 milioni di euro. Voi lo sapete che il 1 ottobre dell'anno scorso, presso la prefettura di Catanzaro, è stato sottoscritto da tutti i soggetti
interessati, subcommissari, commissari, università, aziende, l'ASP di Catanzaro, lo vedete nel provvedimento, un'intesa in cui si stabiliva che nelle more del trasferimento Fondazione avrebbe continuato a gestire anche le unità operative non oncologiche. Il trasferimento doveva avvenire entro il 30 ottobre del 2013. È passato il 30 ottobre 2013, giustamente, dico io, condividendo in pieno, tre persone molto coraggiose, pericolosi per le proprie famiglie, insomma, no? Che sono il presidente Falsea, l'avvocato Menniti e la professoressa Doldo, nonostante fosse scaduto il termine per il trasferimento, hanno molto responsabilmente continuato a gestire anche le unità operative oncologiche, non oncologiche, scusate, per i mesi successivi. Senza che da parte della Regione venisse assegnato un euro per queste unità operative, che secondo la quantificazione della Commissione Paritetica ammontavano a 26 milioni di euro all'anno. Quindi dal 2014, per l'anno 2010, si è sottoscritto il contratto con l'ASP di Catanzaro per le prestazioni di ricovero, per prestazione ambulatoriale, anzi quello ambulatoriale non è stato ancora sottoscritto a distanza di mesi, perché ancora il Dipartimento deve determinare l'importo esatto, se sono 2 milioni e 6 o 1 milione e 6, insomma, perché il finanziamento poteva essere portato da 10 milioni di euro a 11 milioni di euro. Il fatto è che ad oggi la Fondazione per il 2013 ha avuto soltanto 8 milioni di euro, 8.400.000 euro, e ha dovuto pagare gli stipendi, che ammontano a circa 1.200.000 euro al mese per tutto il 2013, e ha pagato anche gli stipendi per i 4 mesi di quest'anno. Come abbiano fatto, è stata un'impresa non facile. E nel frattempo è arrivato anche un altro decreto del Presidente della Giunta regionale, firmato anche da subcommissari e dal Dipartimento, il decreto 33 del 21 marzo 2014. Questo decreto è fondamentale per le cose, per le decisioni che poi sono state assunte. Cosa si dice in questo decreto? Che il finanziamento già assegnato all'azienda Mater Domini per il 2013 sarà integrato, non appena sarà firmato il protocollo generale d'intesa Regione e Università, con ulteriori risorse per la gestione delle unità operative non oncologiche. Quindi dal mese di marzo, dal 21 marzo in poi, la Fondazione Campanella non può continuare a gestire le fondazioni non oncologiche. Anche quell'impegno assunto in prefettura viene meno, perché le maggiori risorse non saranno assegnate alla fondazione, ma quando saranno assegnate a Mater Domini. Quindi vi rendete conto di questo assurdo? E peraltro, ammesso il caso che la fondazione avesse risorse finanziarie, non è titolata, non ha il potere giuridico di continuare a gestire queste unità operative non oncologiche, e ne può neanche pagare gli stipendi al personale che presta servizio presso le unità operative non oncologiche, perché non è titolata. Col decreto 21 marzo è stata espropriata di questa titolarità. Questo è il quadro giuridico di riferimento. Perché oltre a questa impossibilità giuridica ci sono anche delle situazioni molto pratiche.
da quando, io sono in servizio dal 1° maggio e sono quotidianamente alluvionato di decreti ingiuntivi o atti di precetto da parte dei fornitori. Ieri mattina è arrivato un ulteriore pignoramento di 545.000 euro, ve l'ho già detto poco. I fornitori con i quali io mi sono incontrato in questi giorni, il debito nei confronti dei fornitori è di 20 milioni di euro. Ci sono debiti che risalgono dal 2008 in poi. Al 30 aprile comunque di quest'anno i debiti nei confronti dei fornitori è di 20 milioni di euro. Oltre al debito verso l'università di 12 milioni di euro e al debito tutto contestato nei confronti dell'azienda Mater Domini per cifre rilevantissime, come secondo alcuni calcoli sarebbero di 17 milioni di euro. Tutto sommato complessivamente fanno circa 50 milioni di euro. Ma quello che ci preoccupa e che ci crea grandi problemi è che i fornitori, ripeto, alcuni li ho incontrati, ma detto temporeggiate un attimo, hanno già il decreto ingiuntivo esecutivo, possono attivare il precetto e poi procedere al pignoramento. Alcuni si sono dichiarati disponibili, detto, sì vabbè, noi sospendiamo, siamo pure disponibili a non farvi pagare le spese per legali e per gli interessi. Qualcuno ha pure detto vi faccio pure lo sconto sul capitale, sconto minimo ovviamente, ma quando ci pagate? Io non posso, l'ho risposto, non sono in condizioni di dirvelo, perché se voi ci dite una data noi vi possiamo rispondere sì, no, però poi quando scade questa data ci dovete pagare. Il presidente e il mio predecessore hanno scritto delle transazioni in questo senso, hanno pagato la prima rata ma poi la seconda non l'hanno potuta pagare perché non avevano i soldi. Per cui io ho detto no, io non sono in condizione di fissarvi nessuna data, datemi un po' di tempo. Normalmente quando cambia, c'è una nuova amministrazione, un po' di credito viene dato, insomma un mese, due mesi viene dato. Mi appello, dico la prassi che ogni nuova amministrazione gli viene dato credito per qualche mese. Altri fornitori hanno detto no, non vi diamo, vogliamo essere pagati, anzi le forniture che ci chiedete non ve le diamo, siamo disponibili a darvele ad una sola condizione: se ci pagate in anticipo. Noi i soldi per pagare in anticipo non ce l'abbiamo. Davanti a questa situazione non avevamo altra scelta che arrivare a fare quella che è molto grave, di sospendere le attività. Il 19 di maggio, quindi dopo 18 giorni che mi ero insediato, ho scritto una lunga lettera, io e il presidente, a tutti gli enti interessati per dirgli vediamoci un attimo, coordiniamoci, stabiliamo un percorso condiviso per individuare una possibile soluzione e fronteggiarle, perché non avremmo mai voluto arrivare a una decisione così grave di sospendere le attività. La sospensione delle attività, questo l'abbiamo fatto non per tutelare noi stessi, ma per tutelare la salute dei pazienti, perché se non viene dato un farmaco il paziente è a rischio della vita. Quindi in primo luogo i pazienti, in secondo luogo gli operatori sanitari, che potevano essere esposti in assenza di dispositivi medici indispensabili o di farmaci, erano esposti a possibili rischi. A questa lettera del 19 di maggio non ha risposto nessuno. Io ho fatto il classico giro delle sette chiese, come si suol dire. Ho trovato comprensione, ma non c'è stato nessuno
provvedimento conseguenziale, nessun impegno per dire sì, vabbè, vai avanti, perché entro X vi daremo le risorse finanziarie. Nessuno mi ha detto questo, ma tutti quanti si sono, hanno alzato le braccia, e quindi io sono rimasto nella assoluta solitudine, con il conforto soltanto dei miei validissimi collaboratori. E per rendervi l'idea ancora con maggiore chiarezza, noi abbiamo bisogno di 2 milioni e mezzo al mese, ci vengono dati 262 mila euro al mese. Come sia possibile poter gestire qualsiasi azienda pubblica o privata o qualsiasi famiglia con questi numeri. E per cui per noi era assolutamente impossibile. Tirato fuori un detto latino, ad impossibilia nemo tenetur, a nessuno possono essere imposte le cose impossibili. Il prefetto è stato ulteriore, al quale è stata mandata la comunicazione del 19 maggio, è stato ulteriormente sollecitato con email a procedere ad una convocazione degli enti interessati. Nella tarda mattinata di oggi è arrivata la convocazione per il 17 giugno prossimo alle ore 15. Ovviamente qualcuno potrebbe dire: perché non avete aspettato l'esito del 17 giugno? Noi non possiamo sospendere le attività dall'oggi al domani, perché ci sono delle procedure da seguire, ci sono pazienti ricoverati, e quindi non è facile. Ho preferito adottare oggi il provvedimento, in modo da consentire l'attivazione di tutte le procedure. Ci sono pazienti che, per esempio, prima del 23 non potranno essere dimessi, e quindi bisogna organizzarsi per il trasferimento in altri presidi della regione o fuori regione, ma noi non abbiamo i soldi per garantire l'acquisto dei farmaci. Qualora l'incontro del 17 dovesse essere positivo, ovviamente il 18 si revoca il provvedimento di sospensione, è chiaro. Ci devono dire con provvedimenti formali quando ci daranno queste risorse, in modo da poter chiamare i fornitori e dire: entro X vi pagheremo. Poi ci potete far pagare, non ci fate lo sconto sugli interessi, sulle spese legali, quelle che volete, però se decidiamo che li paghiamo il 30 di settembre, il 29 di settembre, il giorno prima, li dobbiamo pagare, perché la credibilità che abbiamo nei confronti dei creditori è vicina allo zero, se no non è zero. Chiaramente ci rendiamo conto dei problemi che può creare per Mater Domini e per l'università stessa la sospensione di queste attività. Ci sono alcuni servizi, laboratorio analisi tanto per intenderci, che eroga prestazioni sia per fondazione sia per Mater Domini. L'interruzione dell'attività avrà delle ripercussioni anche sull'azienda Mater Domini, ma non abbiamo via d'uscita. Peraltro, in base al decreto 33 del 21 marzo, siccome la regione dice che a Mater Domini le risorse maggiori glieli darà, vorrà dire che dal 24 giugno Mater Domini, se è nelle condizioni, dovrà farsi carico delle spese di funzionamento delle unità operative non oncologiche. Sugli stipendi, mi pare, se l'ho detto, scusate se mi ripeto, ovviamente gli stipendi a tutto il personale sono stati pagati fino al mese di aprile 2014,
dal mese di maggio noi non abbiamo titolo giuridico per pagare gli stipendi al personale in servizio nelle unità operative non oncologiche, perché l'intesa della prefettura del mese di ottobre 2013 è stata nei fatti superata. Non abbiamo i soldi neanche per pagare gli stipendi al personale che lavora nelle unità operative oncologiche, per cui il problema non si pone, ma se dovessimo averli potremmo pagare gli stipendi solo al personale dell'unità operativa oncologica, con tutti i problemi che comporta l'individuazione del personale, ma assolutamente non abbiamo titolo per pagare gli stipendi al personale nelle unità operative non oncologiche. Io mi sono assunto la responsabilità di continuare sino al 23 di giugno, perché ovviamente non sono talmente irresponsabile. Sicuro che qualora dovessi essere indagato da parte della Corte dei Conti, mi assolveranno, ma stiamo garantendo un servizio pubblico e stiamo garantendo l'assistenza sanitaria a cittadini calabresi che altrimenti dovrebbero andare a curarsi fuori regione con oneri a carico della regione Calabria. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo una fuga notevole di PET verso la Campania. Se ci lasciano lavorare, potenziando la medicina nucleare e raddoppiando o triplicando i turni, potremmo recuperare tutta la fuga che c'è verso la Campania. Faccio un esempio più eclatante, ma gli esempi si potrebbero estendere tranquillamente per le altre attività delle unità operative che ci stanno sia in fondazione ma anche in Mater Domini, dove in fondazione ci sono delle professionalità eccellenti che non hanno nulla da invidiare alle competenze di altre regioni italiane, sia del sud Italia sia del centro che del nord Italia, ma devono essere nelle condizioni di poter operare bene e in assoluta serenità e tranquillità e sicurezza soprattutto. Se a un dipendente non viene pagato lo stipendio per 6 mesi, tanto sereno non è. Se poi non gli diamo tutte le risorse strumentali necessarie, un po' di preoccupazione ce l'ha, e non serenità e preoccupazione è una miscela esplosiva che può tradursi poi in poca sicurezza per il paziente. Sicuro di non essere frainteso, la logica che normalmente prevale è quella: ci sono 250 dipendenti, dobbiamo salvare il posto di lavoro a 250 dipendenti. Io dico che questo ragionamento è sbagliato. Dobbiamo garantire un servizio, e per garantire questo servizio servono i dipendenti, che vengono al secondo posto. Ovviamente se qualcuno dovesse restare fuori non va abbandonato, bisogna trovare i modi e le forme per garantire il posto di lavoro a tutti, ma non dobbiamo inventarci il lavoro per garantire il posto di lavoro, è un concetto totalmente sbagliato, bisogna invertire, dobbiamo garantire un servizio. Peraltro di questo servizio c'è un fabbisogno notevole, per cui se fossimo in condizioni di recuperare la fuga che c'è, altro che 250 dipendenti, ne servono molti, molti di più. Io non affronto oggi la questione dell'accreditamento, 35 posti letto, sui giornali ho letto in questi anni che mostro giuridico della fondazione. Io vi do un altro elemento, se volete, forse non lo scrivete, ma lo dico. Invece di un mostro hanno fatto un mostriciattolo piccolo e brutto, piccolo, nero e brutto, perché hanno detto 35 posti letto, ma vi rendete conto di quello che scrivete? Peraltro indicando anche le attività e non le unità operative, insomma. Con 35 posti letto la fondazione non va da nessuna parte. Ci sono 3 ipotesi. La chiusura della fondazione, e io dimostrerò con il piano industriale che spero
che mi lasciano il tempo di poterlo scrivere entro la fine di questo mese, in cui dimostrerò che se chiudono la fondazione spendono il doppio. Tranquillo, ve lo dimostrerò con i numeri entro la fine di questo mese. Se lasciamo la fondazione con 35 posti letto, è un mostriciattolo piccolo, brutto e nero. E la fondazione con 35 posti letto chiuderà fra un anno e mezzo. Vivacchierà. La mia ipotesi è quella di, io prospetterò a chi compete, alla politica deve prendere le decisioni, un rilancio della fondazione che vada a rivedere anche l'accreditamento, e punti all'obiettivo originario, che era quello della trasformazione in IRCCS. Il sottosegretario della salute che è venuto, mi interrompo che forse devi dire quelle cose, devi andare via. Io purtroppo... Mi interrompo, però seguo dopo, prego Presidente. Devo, no, io ho soltanto due battute, perché purtroppo, come vi dicevo, devo andare via a chiudere il seggio. Solo due battute, soltanto con molta benevolenza il direttore generale ha detto questi tre pazzi hanno tenuto queste unità operative che dovevano, che ci promettono da anni, voi lo sapete, oramai ci vediamo da anni e ripeto sempre le stesse cose, che da anni dovevano passare all'azienda Mater Domi e le abbiamo tenute non solo perché ce l'hanno chiesto, non solo perché ce l'hanno imposto in quel tavolo in prefettura in cui l'unico obbligato, l'abbiamo scoperto dopo, che l'unico obbligato, l'unico che ha contratto obbligazioni serie in quel tavolo in prefettura è stata la fondazione, perché le obbligazioni degli altri ci hanno detto no, sono carta straccia, hanno firmato davanti al rappresentante del governo italiano istituzioni che dipendono dal governo italiano e ci hanno detto non vale niente la nostra firma. Ma quando dovremmo credere che vale la firma di questi personaggi allora, se davanti al rappresentante del governo quella firma non vale niente? Che credibilità hanno questi personaggi che vengono e firmano un atto e dicono che quell'atto non vale niente? Ecco, io me lo chiedo come cittadino italiano, non più come presidente della fondazione e non solo con riferimento, in che mani siamo, mi chiedo io, se delle istituzioni negano il valore della loro firma data davanti al rappresentante dello Stato. Io non ho parole. Ma chiudiamo lo sto discorso. L'unica cosa che volevo dire è abbiamo tenuto, perché abbiamo tenuto anche un sistema in piedi, un sistema universitario che se no sarebbe crollato, perché in queste unità operative noi ne parliamo dal punto di vista assistenziale, fa benissimo il direttore generale a parlare dell'attività assistenziale, ma queste unità operative sono sedi di scuole universitarie dell'unica facoltà di medicina in Calabria, dove si dovrebbero formare i medici che devono andare negli ospedali calabresi, perché guardate bene che gente laureata fuori dalla Calabria venire a operare qua, venire negli ospedali qua, è una cosa estremamente rara, estremamente difficile, e più avanti andiamo più difficile sarà, per cui questi ragazzi che si formano a noi, i nostri ragazzi si formano in questa università, e questa università senza queste unità operative crolla, ovviamente. Crollano le specializzazioni, crollano tutti i percorsi universitari. Per cui abbiamo tenuto, per tenere in piedi un sistema, il ringraziamento per aver tenuto in piedi il sistema è che ci dicono che abbiamo fatto le nefandezze più grosse, perché abbiamo speso dei soldi per tenere in piedi delle unità operative, abbiamo speso dei soldi, poverini questi di queste unità operative, i direttori delle unità operative potranno venire qua a dire ma che soldi avete speso, ci avete fatto arrivare col contagocce i presidi, i farmaci, perché è vero, li abbiamo tenuti al minimo per non spenderli del tutto, ma oggi non è più possibile. E la cosa incredibile, chiudo con questa riflessione, perché non si risolve questo problema che da anni qua denunciamo? Perché è comodissimo che questi costi, che per far funzionare delle unità operative che erogano prestazioni per il sistema sanitario,
questi costi vengano buttati nel buco nero che è la fondazione, nella quale poi si dirà va bene, ma c'erano gli amministratori inetti che hanno creato un buco di 20 milioni, mamma mia, un buco di 20 milioni, ah, questi pazzi hanno creato un buco di 20 milioni, quelli sono i costi. Noi abbiamo creato un buco di 20 milioni in anni tenendo dei costi che loro, commissione paritetica, hanno valutato in 26 milioni l'anno, per cui se moltiplicassimo dal 2012 dovrebbero essere 70, noi ne abbiamo fatti 20. Abbiamo sbagliato, siamo stati forse degli incapaci, ne potevamo fare 15 forse, non lo so, facendoli soffrire ancora un altro pochino di più, però questo è. Ma questi soldi per prestazioni, ripeto che qua i cittadini calabresi vengono da noi, vengono a neurochirurgia per non dire in un'altra unità operativa e ricevono delle prestazioni. Queste prestazioni che dovrebbero essere a carico del sistema sanitario sono invece a carico della fondazione, che è un soggetto privato fallibile, con che conseguenze per i creditori, ve lo faccio immaginare, che anziché essere creditori dell'azienda Mater Domini, che è un'azienda pubblica ed è solvibile, sono invece creditori della fondazione Tommaso Campanella, che è un soggetto di diritto privato che da un momento all'altro può fallire e salutarli e lasciarli, e questo fa il paio con l'idea che ho sentito ventilare in stanze importanti, per cui si doveva fare una bad company della fondazione Campanella. Lo sapete che vuol dire una bad company? Voleva dire fare come hanno fatto in Anitalia, questi debiti li buttiamo in un cestino, per cui gli andiamo a dire alla Roche che i debiti ce l'ha nei confronti di una bad company che non pagherà mai, e poi gli chiediamo di fornirci nuovi farmaci alla new company. Vorrei vedere la... non ho parole, scusatemi, veramente. Io poi tra l'altro questa situazione la vivo oramai da anni, il dottore Martina fortunatamente per lui la vive da poco tempo, io la vivo da anni, sono già arrivato alla fine, speriamo che questo incontro che ci sarà abbia un esito. Io mi permetto di nutrire dei dubbi perché non li ho avuti nel passato, ma che dobbiamo aspettarci qualche atto di coraggio. Scusatemi, io vi chiedo ancora scusa per andare via, chiedo scusa al dottore Martina, mi devo assentare. Grazie, grazie Presidente. Per completezza di informazione, nell'incontro che ho avuto con il subcommissario Urbani hanno prospettato stanno concordando col Ministero di assegnare alla Fondazione 16 posti letto di hospice e delle altre attività di assistenza domiciliare integrata. Ma anche qua, quando? Fra 6 mesi, perché in hospice mica lo possiamo aprire domani mattina, dobbiamo recuperare gli spazi, dobbiamo adeguarli, possiamo essere velocissimi, ma nel frattempo che succede? Ci sono personale che deve essere pagato, ci sono farmaci da acquistare, ci sono dispositivi medici da acquistare. Io concludo, mi rendo conto che questa decisione grave può comportare conseguenze per Mater Domini e per l'università, come diceva poco fa il Presidente. Però io senza presunzione dico che dopo il magnifico rettore sono il secondo nella graduatoria che ci tiene che questo complesso in cui c'è la mia università di cittadino calabrese ci tengo tanto quanto lui, oppure lui al primo posto, io al posto immediatamente dopo, insomma. Posizione paritaria magari con altri, insomma, però io non sono. Questa decisione non è contro l'università, non vuole creare problemi né a Mater Domini né all'università, vuole far esplodere una situazione che tutti quanti hanno cercato di tenere occultata, ma che non è più possibile. Non vorrei, io abito a Vibo Valentia, che è stata, il cui ospedale qualche anno fa è stato interessato da vicende molto dolorose, e mi immaginate che si scappa il morto anche qua, insomma.
magari ci scappa perché non abbiamo dato, non abbiamo comprato il dispositivo medico che non avevamo i soldi, non gli abbiamo dato il farmaco perché non ci veniva fornito se non dietro pagamento in contanti, non lo potevamo pagare in contanti. La mia preoccupazione è solo ed essenzialmente questa: evitare i problemi che potrebbero danneggiare ulteriormente la già immagine poco positiva della sanità calabrese. E questo non mi sentirei a posto con la mia coscienza neanche. Tutto per voi. Forse mi sono scordato qualche cosa, ma spero che le loro domande. Non credo.